Io tra le altre cose, forse questa qui è una cosa un po' più importante, diciamo, rispetto alla pelle, gli occhi, il sole, diciamo. Però chi vuole si mette pure gli occhi da Sì, sole, ci mancherebbe no, altro. no, ma dico Quindi la no. seconda tematica, perché poi alla fine, ripeto, cerco di raggruppare un po' tutto e ho capito che c'è tanta gente che chiede qualcosa in merito alle malattie renali, cioè Sì. intanto capire se un problema che colpisce di più i maschi o le femmine, l'importanza di curarsi i reni, e se ci sono comunque dei modi per capire qualche campanello d'allarme, Oh sì, certamente. perché quello che poi le persone chiedono, cioè non ti dico le 12 domande che dovrei farti, però se riusciamo a dare un'idea a queste persone, appunto, che sono tante, capire come si può curare e prevenire più che altro un'eventuale malattia, cioè se c'è il legame anche con l'alimentazione per i Oh sì. reni e questa cosa qua. Sì, Torniamo un attimo sugli occhiali da sole. Pensi, va una storia, hai toccato un tasto che poi mi fa appassionare. Pensa a te, i popoli che vivono dove c'è un grande sole, un grande caldo, i popoli dei deserti. Pensa a te, credo che loro manco sappiano se esistono gli occhiali da sole. Per secoli, per millenni, hanno vissuto guardando il sole, guardando l'orizzonte più lontano possibile. Sai, si dice che ci fossero ad esempio i nativi americani, ecco, i cosiddetti pelle rossa, che avessero una vista incredibile, che riuscissero a vedere addirittura quasi a 20 km di distanza. Sì, e quindi loro sono maestri per quanto riguarda l'arte del bere nei periodi caldi, visto che loro il periodo caldo, meno male, ce l'hanno quasi tutto l'anno. E l'arte del guardare, del vedere, ecco, nonostante il sole forte, fortissimo. Invece, sì, i nativi americani, vi ricordate, quei terroristi che per fortuna che i nostri americani li hanno sterminati quasi tutti, ecco, perché sennò chissà come saremmo finiti adesso, se ci fossero ancora in giro quei terroristi lì. Quindi, vediamo un po'. E invece, certo, le malattie renali sono in grande, grande espansione. L'insufficienza renale sta raggiungendo numeri che non, in passato non c'erano, non esistevano. E i reni, beh, uno per tagliare la testa al toro, la cosa migliore da fare è ogni tanto allora uno fa degli esami, una persona che sa che in famiglia magari c'erano problematiche legate alla funzionalità renale, problematiche di insufficienza renale, problematiche di cisti renali, problematiche insomma di forme infiammatorie, di calcoli ecco, renali, tutto quanto, conviene saltuariamente, non dico ogni 3-4 mesi, ma magari una volta all'anno fare un accertamento per quanto riguarda l'esame del sangue e l'esame delle urine. L'esame delle urine insomma, può servire innanzitutto per quanto riguarda la funzionalità renale, per un'eventuale insufficienza renale, andare a controllare le proteine presenti nelle urine. Proteinuria. Quando voi guardate gli esami dell'urina, a un certo punto vedete proteina. E le proteine, ecco, se sono presenti, se stanno sotto, certi laboratori dicono come numero 10, altri numero 20, altri numero 30 mg, va bene. Da 30 in giù non ci sono problemi, da 30 in su cominciano ad esserci dei problemi. Poi un conto è se uno ha 40, 50, 60, un conto è se uno comincia ad avere 100, 200 o anche di più di proteinuria. E poi invece per quanto riguarda gli esami del sangue ci sono alcuni accertamenti fondamentali per vedere e valutare se i reni funzionano bene o no. L'esame principale è quello della creatinina e lì si valuta per bene. Tenete conto che ci sono laboratori che addirittura ho visto che dicono che il valore della creatinina ottimale è da 90 in giù, altri che invece dicono 100 in su.
da 100 in giù, altri 110, altri 120, ma io dico che da 140, 1,40, 1,40 in giù non ci sono problemi. Da 1,40, 1,40 in su ci sono dei problemi iniziali riguardo alla funzionalità renale. Poi l'altro valore è il filtrato glomerulare che va come sigla GFR e anche questo ci sono dei laboratori che dicono che deve essere il valore da 80 in su va bene, da 80 in giù ci sono un po' di problemi. Molti laboratori invece indicano come valore, ecco, diciamo così, che separa la funzionalità dalla non funzionalità è da 60 in giù. Da 60 in giù comincia ad esserci un po' di problemi di funzionalità renale. Quindi creatinina, filtrato glomerulare. Gli altri due esami da controllare sempre, l'urea. L'urea che come valore dovrebbe avere 50. Alcuni adesso mettono 45, 46, va bene, tenete conto, 40. Però se anche uno avesse 52, 55, 60 non è la fine del mondo. Diversamente se l'urea comincia a essere da 80 in su, da 100 in su, più la situazione della funzionalità renale è compromessa, più l'urea aumenta. E l'altro invece è l'acido urico, e anche qua diversità di valutazioni, sempre per così, la grande capacità, la grande competenza di coloro che hanno occupato la sedia del Ministero della Sanità in tutti questi anni qua, che non sono stati capaci di far sì che i valori venissero omologati dal Brennero fino a Reggio Calabria, fino a Pantelleria, fino a Lampedusa, fino a dove praticamente inizia, dove finisce l'Italia. E l'acido urico, che poi lì vengono messi dei valori diversi, per le donne 5,50, 6, 6,50, per gli uomini 6,50, 7, 7,20, ma ho visto anche 7,50, ma ho visto anche qualche laboratorio indicare 8. Quindi questi valori sono quelli che questi acido urico, urea, filtrato glomerulare, ossia GFR, creatinina per quanto riguarda i valori del sangue stanno a indicare. Ecco, se le cose vanno bene sì oppure bene no, e poi invece per quanto riguarda le urine, la proteinuria, la presenza di proteine nell'urina. È tutto lì per quanto riguarda i reni. E poi certamente le persone devono capire. Ad esempio, una buona cosa sarebbe che le persone al mattino, ecco, facessero, non dico magari tutte le mattine, ma frequentemente, da fare la pipì in un recipiente, in un vaso da notte, quelli belli, ci sono vecchi smaltati, ci sono anche quelli bianchi di plastica, in modo da vedere già il colore, perché il colore tipico dell'urina, quando le cose funzionano bene, dovrebbe essere il famoso giallo paglierino. Tanto per dire, questo giallino qua di questa matitina, ecco, giallo paglierino. Più è carico, invece il colore più si sposta verso un giallo marcato, per non parlare poi di un giallo che tira sul marrone, e più vuol dire che magari ci sono un po' di problemi a livello renale e magari anche a livello epatico. Quindi ci sono tante possibilità. L'importante è che le persone imparino a sapere, cioè, da far sì che siano in grado di capire quali possono essere gli esami migliori per vedere tutta una serie di problematiche. Tanto per dire, per quanto riguarda il fegato, invece, sarebbe opportuno che le persone, quando vanno a fare degli esami per vedere la situazione del fegato, che sapessero che c'è bisogno di vedere le transaminasi, glutamico piruvico e glutamico salicilico, e poi le gamma GT, e poi anche la bilirubina totale, la bilirubina frazionata, e poi magari anche a latere che c'è sempre connesso il pancreas, vedere gli enzimi, le amilasi e le lipasi.
Queste cose qui che poi con l'aiuto di internet, ecco, si possono praticamente capire, sapere, memorizzare, conoscere. Poi basta che uno si faccia un quadernetto, ecco, per quanto riguarda il cuore, e uno dice va bene, il cuore so che magari mi devo provare la pressione, mi devo provare i battiti e poi ogni tot magari vado a fare un ecocardiogramma. Ecco, oppure anche solamente un cardiogramma, e tutte queste cose essenziali. Per quanto riguarda i polmoni, uno lo può capire invece in modo abbastanza autonomo, per quanto riguarda la capacità, ecco, di espellere l'aria e di introdurre l'aria, ossia di espirare e inspirare. Se non si tronca con una respirazione profonda e diaframmatica, se non si interrompe la respirazione, vuol dire che il polmone va bene, elastico, a posto, tranquillo. Se invece sia nella fase di espirazione, di inespirazione, praticamente la respirazione viene troncata, e allora, oppure che compare tosse o via dicendo, vuol dire che c'è qualche problemino. La pelle lo sappiamo tutti quanti, ecco, che sappiamo quello che ci spunta sulla pelle, che siano chiazze più o meno colorate, qualcosa di scuro, qualcosa di rossiccio, qualcosa, ecco, che sembrano come dei buboni, foruncoli vari. Quindi, non ci vuole molto, occuparsi della propria salute. Certamente, non tutti magari possono essere dei medici, perché ufficialmente il medico lo fanno coloro che si sono laureati in medicina e chirurgia, che hanno superato l'esame di Stato, però ci possono essere tante persone, insomma, che riescono a occuparsi della propria salute con una discreta e valida competenza. Tanto vedo spesso che, ad esempio, tanti medici si dimenticano, di inserire, per quanto riguarda la funzionalità renale, sì, va bene, le urine, la proteinuria c'è sempre dentro, ma gli altri quattro valori che riguardano la funzionalità renale, che sono appunto di competenza del sangue, non sempre vengono prescritte. Sì. Sì, quindi voglio sapere a quanta gente li devo scrivere. Quindi, per valutare l'insufficienza renale è opportuno che ci sia sempre creatinina, GFR, esofiltrato glomerulare, urea, ecco, e acido urico. Ok. Poi magari da valutare anche la pressione arteriosa, però spesso e volentieri ci sono delle situazioni in cui la pressione arteriosa nelle persone che hanno l'insufficienza renale, che hanno quindi anche la pressione alta, però ci sono anche delle brave persone che, nonostante la funzionalità renale che non è più perfetta, che non è proprio tanto perfetta e non è tanto corretta, correttissima, ma riescono ad avere la pressione a posto senza l'utilizzo di farmaci. Piero, io però la curiosità ce l'ho perché Sì. una persona, un signore, veramente in tutte le domande di questa settimana legata ai reni, mi diceva, però chieda al dottore, ci sono dei cibi che servono a purificare i reni? Secondo lui, tra questi ci sono i mirtilli, il sedano e i cetrioli. Dipende, Ecco. dipende. No, a proposito di purificare i reni, una delle cose che vengono dette è bere, bere tanto, no? E via, e giù, e così lavi i reni. Sono sentito dire, sì, mi hanno detto che devo bere tanto perché così si lavano i reni. Bene, allora tanto che ci sei, anche un po' di detersivo, che così si lavano meglio. E via, andare. Vabbè. Insomma, si beve, non è che i reni si lavano se uno beve tanto, no, anche perché i reni filtrano il sangue praticamente, e l'equilibrio idrico è uno dei grandi equilibri del nostro organismo, quindi è stabile la quantità di liquidi che è all'interno del nostro corpo per quanto riguarda il circolo sanguigno. Diversamente la quantità di liquidi che noi ci troviamo addosso, perché magari poi le persone, a furia di bere e bere,
e mangiare cose sbagliate, i liquidi, invece che far sì che si lavino i reni, uno se li trattiene, si trova soprattutto poi d'estate delle gambotte mica da ridere, caviglie belle gonfie, occhi bei gonfi e tutto quanto. Quindi senti Piero, e poi alla fine invece quando poi si arriva addirittura alla dialisi, perché si arriva alla dialisi? Perché i reni non funzionano più. Certo, certamente. E lì non si torna più indietro? Ma adesso andiamo, aspetta. Cosa vuoi? No, il signore di prima, no? Che chiedeva. No, io avevo scritto, ma lui ha scritto durante la settimana, diceva i mirtilli, il sedano e i cetrioli. Appunto. Il sedano, tra l'altro, più che per i reni, può essere un buon, per i maschietti può avere anche un buon effetto afrodisiaco. Ottimo. Tra l'altro il sedano è buono, buonissimo da sgranocchiare. C'è qualcuno che magari non lo tollera. Io più che il sedano, ci sono due varietà di sedano, c'è il sedano verde, dalla gamba bella, carnosa, croccante, e c'è il sedano giallo che è un po' più delicato, però ad esempio noi qua a Mogliazze coltiviamo il sedano verde, è la mia passione coltivare i sedani, anche perché lo usiamo per fare quel prodotto, quella specie di, diciamo così, dado vegetale, chiamiamolo così, in cui il sedano è presente. Per fare un buon brodo ci vogliono tre elementi: la cipolla, il sedano e la carota, che questi qua sono universalmente riconosciuti come fondamentali per avere un buon brodo. E quindi i sedani nel coltivo di solito vengono proprio bene. Qua su in montagna c'è veramente un clima, un terreno valido. Ricordatevi, i sedani non si devono piantare troppo presto. Il momento migliore per piantare il sedano è i primi 10 giorni di luglio, perché poi il momento in cui il sedano si sviluppa è il mese di settembre e di ottobre, quando in genere viene giù dell'acqua, perché d'estate col cavolo che il sedano riuscite a farlo crescere, non ci riuscite proprio per niente. Sì, a noi vengono proprio dei sedani, delle piante che sono delle coste che sono grosse, non proprio in un modo incredibile. E il sedano quindi è un buon afrodisiaco, prima di tutto. Per i reni ci può stare. Il mirtillo, dipende. Tanto bisogna vedere che problemi uno ha, perché se uno ha dei problemi a livello articolare, muscolare, poi te li raccomando. Quelli di gruppo 0, anche se in teoria i mirtilli per il gruppo 0 dovrebbero andare bene, però occhio e attenzione. Però ricordatevi che i mirtilli crescono in zone montane, e quando da metà luglio in avanti, magari quest'anno col caldo che fa saranno un po' in anticipo, c'è il rischio però che quest'anno siano decisamente piccoli, piccoli e piccoli. E poi dunque l'altra terza che dicevo... Era il cetriolo. Il cetriolo, sì, il cetriolo ci può stare. C'è qualcuno che sicuramente il cetriolo non lo riesce a tollerare tanto bene. Essendo una cucurbitacea della stessa famiglia delle angurie e dei meloni, ecco, magari c'è da starci un po' attenti. Io consiglio ai cetrioli di fare questa cosa qua, a parte che poi ci sono a volte delle annate, quest'anno col caldo che fa non mi sembra un'annata tanto positiva e favorevole per i cetrioli. La cosa migliore è prendere la parte terminale del cetriolo, ecco, facciamo conto che questa penna biro che sia un cetriolo, si prende la parte terminale, si taglia praticamente un paio di centimetri e lo si sfrega per bene 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 tutto attorno, in modo che faccia una bella schiuma, quella schiumalina si toglie. Questa pratica che mi era stato consigliato chissà quanto tempo fa, che servirebbe per togliere il sapore amaro dei cetrioli. Poi i cetrioli c'è chi li mangia come niente fosse, nei paesi dell'est, mamma mia, vanno a nozze, loro invece che mangiare caramelle o così, in questi paesi, Macedonia, Bosnia o giù di lì, ecco, si mangia cetrioli, lì sono dei grandi produttori di cetrioli. Tra l'altro il cetriolo è ricco, ricchissimo di acqua, per cui invece che bere dell'acqua, si mangiano un cetriolo, che quindi bevono magari
l'85, quasi 90% di acqua, e nel contempo però assumono anche dei bei sali minerali e anche qualche vitamina. Poi col cetriolo si possono fare anche tante, tante cose, si possono fare come delle salse, lo si può frullare, c'è il gazpacho, una Sì. specie di bevanda che... Il Spagnolo. cetriolo, sì, il cetriolo che è presente, è uno dei, insieme al pomodoro, è uno dei principi tra gli ortaggi dell'estate. Va bene, cetriolo, ci sono anche le zuppe di cetriolo, si possono fare, ad esempio il cetriolo, come pure anche con lo zucchino, si possono prendere, pelare e tagliare a pezzi, e si mettono nell'acqua. Si frulla tutto, ci si possono buttare dentro anche delle uova, viene come una specie di zuppa di cetriolo.